Erano cognati le due vittime, un uomo e una donna, uccisi stamattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto, a terra, c'era il cadavere del 29enne raggiunto da diversi colpi. Negli stessi momenti, i militari sono intervenuti in un appartamento dove è stato trovato il cadavere della donna 24enne, anche lei colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Raffaele Caiazzo, il suocero delle due vittime, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Gricignano ad Aversa. A breve sarà trasferito nella caserma della compagnia di Giuliano in Campania. Attacco ad Annecy in Francia, dove sono state ferite 5 persone, 4 bambini di circa 3 anni e un anziano. 2 bambini e l'anziano sono in gravi condizioni. L'attentatore è stato arrestato. I testimoni hanno parlato di un uomo che indossava un turbante. Si tratta, secondo la polizia, di un siriano richiedente asilo. Il ministro dell'Interno Darmanin ha confermato con un tweet l'avvenuto arresto e ha ringraziato le forze dell'ordine per il tempestivo intervento. Papa Francesco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di 3 ore all'intestino, a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio in anestesia generale, senza complicazioni, dall'equipe guidata dal professor Sergio Alfieri. Lo staff medico che segue il decorso post-operatorio del pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, riuscendo a riposare in modo prolungato. È in buone condizioni generali, vigile e ha un respiro spontaneo. Gli esami di controllo di routine sono buoni. Per l'intera giornata osserverà il necessario riposo post-operatorio. Lo comunica il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, che dice: «Il Papa è informato dei messaggi di vicinanza e affetto giunti nelle ultime ore ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui», aggiunge il portavoce della Santa Sede. Arriva la stretta dal governo contro la violenza sulle donne. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di 15 articoli, con misure il cui filo conduttore, come ha spiegato la ministra alla famiglia e alle pari opportunità Eugenia Roccella, è la prevenzione per interrompere il ciclo della violenza e per agire tempestivamente ed efficacemente, tanto che ci sarà la richiesta al Parlamento della procedura d'urgenza. Sono state rafforzate le misure cautelari, il braccialetto elettronico, il distanziamento fissato a 500 metri e non solo dall'abitazione della vittima, ma anche nei posti che abitualmente frequenta. È previsto l'arresto in flagranza differita con la produzione di video e foto. Ma è anche un provvedimento che mira a ridurre i tempi di tutte le fasi dei procedimenti. Il beneficiario dell'assegno di inclusione con i figli under 14 deve accettare e non può rifiutare un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se raggiungibile in 2 ore con i mezzi pubblici. Lo prevede un emendamento al decreto legge lavoro approvato in commissione in Senato. Se il beneficiario attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta a tempo indeterminato senza limiti di distanza, per il nucleo familiare con figli under 14 la regola degli 80 km o delle 2 ore vale anche qualora i genitori siano legalmente separati. Mi rimangono 2 o 3 anni di carriera, a quest'età è ancora più importante prendersi cura di se stessi, poi non escluderei di comprare una squadra di calcio, è una cosa che una volta terminata la carriera da giocatore mi piacerebbe fare. Lo dice Cristiano Ronaldo a margine di un evento al quale è intervenuto ieri sera a Madrid, in un grande albergo di cui è comproprietario. Poi una battuta sull'arrivo anche di Karim Benzema nel campionato dell'Arabia Saudita. Quella di Karim è una sfida, sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio, dice Ronaldo. I migliori giocatori andranno lì e presto sarà uno dei migliori campionati al mondo.